porteremo un pallone perché ne varrebbe la pena. Ma non so, io che per poi diventa esempio. una testa che ruotano. Eh? Che poi diventa una testa che ruotano. Esatto, bravo, perfetto. Vai, c'è già, dai. No, io è un po' che ronzo intorno all'idea di fare, ronzo proprio alla lontana, non ho mai scritto neanche una riga, l'idea di fare un horror. Ho parlato spesso con il mio amico Simone Lenzi, che è stato in qualche modo mio collaboratore esterno in tutte le cose che ho fatto, ha letto, commentato, in tutto quello che poi ha scritto, anche i versi del poeta. A un certo punto mi era venuto in mente l'idea di fare un horror ambientato delle ex colonie fasciste di Tirrenia d'inverno, con una reinsorgenza di fantasmi del fascismo o di quell'epoca, insomma, lì appunto ci sono passate migliaia di bambini e chissà quali sofferenze, non legate specificamente al fascismo, insomma, ma comunque chissà quali sofferenze, quali soprusi sono stati compiuti lì dentro. Quindi questa è un'idea così che esclude totalmente il mio senso dell'umorismo, peraltro. Quindi vogliamo fare un horror a Tirrenia? E poi si gioca a pallone sulla spiaggia. E poi siamo vicini a Livorno. Siamo vicini a Livorno, apposta. Una ghost story nelle colonie. Perfetto, tra l'altro sono il figlio di abbiamo fatto battesimo tanti progetti, vero? Film che sono nati da incontri e collaborazioni sul Fibili. Però devo dire a Talia che io sono fedelissimo a Paola Cattabrusi, che è un'altra livornese, quindi sempre Livorno lo devo dire, insomma, che ha fatto i miei ultimi due film. Che è la mia maestra. La mia prima maestra. Ecco, sono fedele alla sua maestra. Se volete, te lo scrivi, te fai la film up e si gira. Cioè, non ci si sta. I soldi ci sono. Si trova. No, per lo sceneggiatore, dico. Secondo me, tanto... Prima pagare, poi Bruni. Prima vedere, secondo poi a me. No, lo so, se è finito c'era qualche domanda dal pubblico, non c'è tempo. Purtroppo. Però diciamo fuori sicuro, ma dopo siamo molto stretti di tempo. Ok, allora mi salutiamo. Però una domanda per una. No. Una, basta che non sia Michele Innocenti perché. Sì, no. Perché a Livorno abbiamo anche, oltre a truccatori, aiuto registi, attrezzisti, montatori, registi, sceneggiatori, abbiamo anche un grandissimo critico cinematografico, io gli lancio di tiro la volata, che è Michele Innocenti, che adesso scrive su Best Movie, ma che ha una cultura cinematografica straordinaria. Quindi non fare domande perché mi rovini, mi preparo. altri che non siano Michele Innocenti? Ecco, ma io una curiosità su quanto gira oggi in Italia sul cibo? Lo chiedi alla persona sbagliata, nel senso. Cosa ti hanno dato? Anch'io lo voglio. A me nulla. Allora, in Italia incide poco perché non ci sono mai soldi per fare il ritocco digitale, quindi se lo fai bene, bene, se lo fai male, bene qua. No, in realtà è molto importante la post-produzione e specialmente quello che noi chiamiamo il beauty, nel senso è importante mettersi comunque d'accordo con il direttore della fotografia prima di iniziare il film, capire un po' su che linea lavora lui, capire le palette di colori usati per parlare la stessa lingua. Poi il digitale successivo sicuramente aiuta tantissimo, purtroppo è molto costoso e come ho detto prima scherzando, però purtroppo è anche vero, in Italia insomma poche produzioni hanno questa fortuna. Ci sono anche dei direttori della fotografia, per esempio, che ce l'hanno da contratto. Un tot di 1000 euro di ritocco da contratto. Questa è una fortuna anche per i truccatori. Comunque, diciamo che quello porta
veramente vicino alla perfezione, perché comunque essendo un intervento digitale, una cosa che magari fisicamente non lo potevi neanche fare veramente. E questo è il limite che c'è comunque tra realtà e digitale. Quando tu vuoi fare una cosa, fai una cosa in digitale, forse nella realtà non sarebbe stata possibile. Sì, per quanto riguarda, visto il genere di cinema che faccio e che mi piace anche vedere, che il digitale ha un ruolo assolutamente marginale, insomma, piccole correzioni, di solito c'è questa maledizione delle scritte, che non si devono vedere, no? Le marche, un sacco di spese per cose veramente... Siamo veramente tormentati da questa cosa dei marchi, tormentati. E quindi non ne ho fatto praticamente uso. In quest'ultimo film, essendoci una dimensione onirica, avevo pensato ad un particolare effetto, cioè di mettere un moscone in scena, però poi mi sono reso conto che la scena era più bella se il personaggio avesse immaginato che questo animale ci fosse e non c'era. E quindi di fatto non ce l'ho messo, con grande gioia della mia produzione, perché credo di avergli fatto risparmiare, non so, 10.000 euro, cioè, si parla di cose del genere, sono costi notevolissimi. Grazie a voi, grazie della pazienza.